una breve, introduzione, poi partiamo, ma fermate di vicino. Come sapete, è dal 92 che questa festa del millennio va avanti, era nata come attesa del nuovo millennio, dopo il 2000 è continuata mantenendo intatte le caratteristiche. È un viaggio a tappe nella città in luoghi significativi, per la storia, per l'arte, per il folklore. È un viaggio nel tempo con la ricostruzione di episodi maggiori o minori della nostra storia, del folklore e delle tradizioni chiusolesi, senza la pretesa di grandi spettacoli, ma con la passione per la nostra città e le sue caratteristiche. Ringrazio il pubblico presente, congratulandomi con voi, perché alla festa del millennio vengono solo persone speciali che hanno il coraggio di alzarsi così presto all'alba, ma la nostra città, prima delle levate del sole, ha un fascino particolare tra la fine della notte e il nuovo giorno. Quest'anno l'edizione è più ridotta, anche per lo scarseggiare di risorse messe a disposizione. Ma non ci sovrapponiamo ad altre manifestazioni, finiremo in tempo per permettere a chi vuole continuare poi l'altro spettacolo in parete. Il titolo, e ho finito, Storie di piazze e di salotti, ci introduce a un percorso in gran parte ottocentesco, con Piazza della Rocca, Piazza Uccelli, Piazza Paradello, Piazza Marinoni, i giardini del museo Lato Azzurro. Si tratta di elementi legati al folklore, legati alla Piazza della Esa, la locanda con i viaggiatori, la storia della formazione di una piazza in centro a Clusone, un famosissimo salotto nazionale dell'Ottocento che si sposta a Clusone in pieno risorgimento patriottico e musicale. Insomma, storie di piazze e di salotti. A scandire le tappe del viaggio con noi, le donne dell'era e i musici, con Marina Stabilini, i loro canti della tradizione bergamasca e non. E poi un gruppo che si è formato intorno alla festa del millennio. Gruppo di persone che hanno costruito le scene, non certo da attori professionisti, ma da appassionati di storia e di cultura. Io vi darò soltanto delle brevi spiegazioni, informazioni storiche sui preliminari luoghi che noi andiamo a vedere. Buon viaggio! Partiamo! Proprio qui dove entriamo c'era la chiesa di San Marco, dove adesso c'è l'Evozio. La chiesa di San Marco stava con sopra il pendio del torrente che adesso è coperto da parcheggio. La chiesa si entrava attraverso la porta di San Marco e si entrava sulla piazza della Esa. Poi la piazza ha nomi diversi, ne ha diversi di nomi, ma poi ne tratteremo insieme lì. Per prima cosa abbiamo pensato qui che è stata l'antica piazza del mercato del bestiame, eccetera, di cantare un vecchissimo canto tradizionale che è cantato lungo tutto il percorso del fiume Serio. Abbiamo unito le strofe che si cantano qui da noi con quelle della bassa bergamasca e ne è uscito quello che sentirete. È un canto burlesco, buffo, parla di un ragazzo da sposare, di un possidente. Töl, töl, töl. Töl, 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 kele mertjön, al kalli bragi roki, al kalli bragi roki. Töl, 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 kele mertjön, al kalli bragi roki, el mosel kamizön. Töl,
tel tel crème bel vieux, calaca, calaca, tel tel crème bel vieux, calaca, romance. Grazie. Stavo parlando della piazza da Valnemba e col Paranz, una piazza che era direttamente a contatto con la valle e i boschi dietro, e da lì poi vengono fuori le leggende che sentivo raccontare. Le strade erano anticamente quella romana della Pineta, che veniva da sotto e passava proprio di sotto, attraversava il ponte sul torrente e poi entrava in città. Era la piazza più grande della città, in mezzo alla contrada di Canepa, una contrada popolare con la Caneva, appunto, la cantina comunale, con le botteghe dei Conciapelli sotto, i Calegari, Calcar e Calgaria. Calgaria è la bottega dei conciatori, i Calegari vengono da lì. Ho pestuto la Rosca per frantumare le cortecce e ricavare sostanze per la lavorazione delle pelli e forse anche il mulino. Una piazza sotto il colle, all'inizio di un prato, ancora nel 1521 era un prato, e sul colle, là in alto, una fortificazione. Numerosi reperti romani trovati, come ricorda nel passato Marcantonio Bonicelli, nelle ortaglie che coronavano il colle di sopra, col Paranz. La piazza ha avuto tre nomi, due ufficiali e uno popolare: Piazza dei Pagani, Piazza della Rocca dal 1903, ma per i clusonesi nella Esa. Piazza dei Pagani da Pagus, abitanti del villaggio, la piazza principale, anteriore probabilmente a quella del comune, tant'è che nel 1413 è la piazza di Clusone, secondo la tradizione, ma si tratta di documentazione non certa, anzi forse contraffatta. Sulla piazza viene radunato il popolo in occasione di giuramenti di fedeltà al feudatario. Almeno in un'occasione, nel 1478, i rappresentanti della valle elessero qui il podestà Quintino Tagliapietra, successore di Pasquale Foscarini. Nel 1903, Piazza della Rocca, col Paranz, una posizione strategica tra due corsi d'acqua, quindi in città due centri fortificati. All'epoca della dominazione vescovile, la Curia de Crisione, un centro con la torre del Vescovo in Piazza dell'Orologio, Sumus Vicus, la parte alta del villaggio, e l'altra qui in basso con la Rocca, la zona dell'Invicus. Vi cito soltanto rapidamente alcune date per ricordarvelo. Nel 1026, per testimoniare che esisteva effettivamente una fortificazione, una rocca, il Vescovo Ambrogio investe Guizzone da Martinengo come suo vessillifero, rappresentante nella curia, appunto nella circoscrizione vescovile di Clusone, della Rocca. Nel 1079 Arnolfo, vescovo scomunicato, la occupa con inganno e il rappresentante di Martinengo invoca il giudizio di Gregorio VII, quello di Canossa. Il vescovo Gregorio nel 1138 investe Masocus de Rivola, della Rocca de Crisione e del mercato della lana succida, cioè della lana sporca, la lana appena tagliata. La piazza è piantumata, ci sono colonnine per legare il bestiame, abbeveratoi per le bestie, i carri sganciati e appoggiati come banchetti. Si gioca anche e si dà fastidio perché ci sono sedie dei padri cappuccini sopra il lazzaretto durante la pestilenza. Da ultimo, nel 1875, residente della famiglia Trussardi Barbetti. Qui intorno ci sono diversi Trussardi. Barbetti, Barbecci, legati comunque al periodo della dominazione francese, e i Trussardi Marcoline, anche quelli legati a San Marco. Bene, la strada meriterebbe un discorso più lungo, ve ne faccio solo un cenno. La strada del lunedì è pericolosissima, perché i rapinatori si appostano fuori per rubare i soldi a quelli che gli hanno incassato la vendita del bestiame.
sono posti in cui è sgassente, perché vicino a Punta E qualche apparizione c'è stata, strade pericolose, assalti, rapine e anche omicidi. Lungo la strada accanto e anche sui pendii di Senda e di Cook ci sono ancora 3 delitti insoluti proprio all'inizio, alla fine dell'Ottocento. Qualcuno è stato ucciso e buttato poi lungo il pendio oltre la strada e ritrovati, perché sicuramente era d'inverno, ritrovati poi in primavera. Non si è mai saputo niente. Nella stessa piazza, e questo è certo, il 4 settembre 1413 Antonio di Scalve assale Giovanni Quanno Mandreolo di Piario, lo rapina e lo lascia cadavere. Pensate, 1920, quando il maresciallo dei carabinieri, allora lo avevano autorizzati, col calesse insegue i rapinatori, ne becca uno a Gandervino, poi il procuratore trova un altro a Villadoglia, li carica sul calesse e li porta in caserma. Bene, in un porto del genere, a contatto con Bosco, eccetera, non potevano fiorire le genere, ed è appunto di quelle che parliamo oggi con le donne in Piazza della Rocca. Ardito usa, meni più da più, ne? A galafo più, Dio fa la landera, chi feste tu ci sere. E allora la me disse, ma non c'ha una nipote? E allora go di sera ci amarò po' sera, ma sì, sì, faccia pure, cara. E allora ci ho messo la Sara, ma la me ne uga, eh. Perché anche tu l'hai portata certo, con te. Certo, ma te... è la Sara la sanità, no, è la Sara, è tutta mamma mia proprio a te. Maria! Sì! Tutti i vali di Tilebi, poi dai quartiere, che se l'Antonietta lo parla in italiano, che è conosciuto, ma era proprio in italiano. Con la Sara, adesso. Ara che la capesse, eh. Allora, Sara, con la menola, quante sera che fine a e le dice dalla sonona, della sonona, della sonona. E la dizia, che tante alfa mamma, tante, eh? Che è sta piazza qui? Via, la piazza di Aparicio. Maledette. E proprio lì, in banda al lato lì, de noce, al saltare. Funziona. De notte, sa saltare fuoco, sei de notte. Al saltafo una funna, la compagnia lì. E una funna come notte. Piccinina come notte. Dopo la comincia a girare per la piazza, a usare. Come una matta, la ghieca è tutti ci sgarri il pezzo, tutti ci nari, la sua mia è una strea e la ghia è una sultana bianca, con la luna la sua mia è un fantasma e la gira dappertutto, a si cacchi qua per lì, disgraziato. Si dovrebbe parlare della forma del zoo? Certo! Certo, sa. Me l'ha contata c'è anche la mia nonna, che l'andava in giro, la semeava il fantasma. Ma la fa una pura, e la ghia di mai scedel, con detta di sotto, la gi fa andare, la gi sa il posto, proprio. Ma e dopo un dorso della ghia anche di strasbagnacci. E la gi casando il muso, chi come chi fa fa lì? Chi casando il muso? Dopo, perché le girate per tutti e la diventava sempre più visia. Di chi è la notte? La usava sempre più pure. Di chi è la notte? Era che pura. E chi qua per disgraziata l'ha incontrata, chi muria è pura, perché nessuno rispondia, gli era bianco come di strasse. E lei andava visia chi lei, chi via pura e la gandisia. La notte, l'è per me, l'è per te, l'è per chi per il mio andà in giro dol de. La miseria. E la gandirada, principale, principale. Ma piacerei fin da sua fala anche con chi le mette la storia che gli farei scappare. Ma è che è tassù della forna del zucchero?
perché no, scuola, no, e si via di scuola no, no. Sentimi, e te ho venuto sei che chi come la diceva tu nieta sulla strada di Senda a via proprio gli apparisciù che è stata la duna del giorno mi è scappata me la regonda ho perdita un po' la memoria forse della di pane e invece scuola te che te pensa che lei è venuta a apparisciù ma perché i mal capitate che disgraziati in dacca dopo la mesa no perché la sera in dacca prima di sofforno e di soppeccio e invece sta che a bif e dopo mezzanotte arriva sto squas certo un squas che lì ha un folletto al pari al momento come la duna del zoo piccini normale poi a un certo punto passa la mezzanotte al dientacco di gambe longhe e dopo i bras e gli affandassi ti presenti paghere come quando sì, galve i rami del paghere e fa certo. Passa foto disgrazia come chi le e gli fa passare tutte le gambe e dopo quando i passate là gli si trova un scarsele ode invece del portare a tai palanchina i soffoni e i soffoni e poi la nella cesina di San Marco e chi gli viene andare e la a Pier i via del passato prima della mezzanotte sì, ma i passati sempre perché se no, perché no. Se no i guidato ci tasche la menona la madì che lì a scuasca il portavia e che roba so mia poi da che mi proprio anche la menona chiamiamola qui da su che è la piazza che ma lì è proprio so appena de chi dei qui da giro la notte apparisce e lì è la casa morta ma il castasso è vero gli anime girà col gioco a spali e i dundà come tacciò no la menona te la quinta e metto dietro del desmette cicciarà che te che se no cicciarà trotta ma cicciarà sempre ma lei basta più grande e te se che le dico è la mia e quando passai casa d'uomo con la secchia gli era tutto la che dal toccia e che stiti la c'è qua e dice ma la gente di me e invece appena lì cominciato a vedere lì a destra te toccia Sara alla dientà il stil di morti immaginate che è pura come si e dopo alla lasciato la casa morta e me ne ricordo mi è servita con la caglia o con la cola alla lasciato il faccio di levo e dopo quando il passato canto dei carrettieri di Clusone e c'è arrivato dai figli di uno degli ultimi carrettieri di Clusone detto Scandella, detto Scandelù ti cantiamo Ol Carretier Ol Carretier a sopra la scogliata Te passa il lema.
stavano al pascolo d'inverno, prendevano veramente la condanna. Quando non c'è niente, vuol dire che veramente anche quel poco deve essere protetto e conservato. Cioè, ogni guardia caccia faceva, guardia boschi faceva l'interesse del signore, insomma. Grazie. Grazie. Grazie agli affinanciati giocatori che sono già partiti. Adesso andiamo in Piazza Eugenio. Chi si ricorderà l'otteria da Saule, chi si ricorderà invece le altre due otterie di cima, prendendo qui sulla sinistra. Adesso arriviamo appunto all'anello. Era già esistente, a mio parere, del 600. Noi la conosciamo come la locanda dell'Agnello, con camera e tavolo. Al nord del tavolo, al centro di questo zono viario, la era appunto la locanda, doveva essere incontrata. Noi ci vedremo sicuramente, la sinistra passa con la pesolata, a destra lato di Seo. Perché? Perché fino al 1920-22, ecco, mettetevi sui due lati della piazza, voi mettete il filetto, mettetevi sui lati della piazza, da questa parte, le botteghe di chi vendeva finimenti per cavalli, i serrai, dietro c'erano i maniscalchi. C'erano. Certo, già era uno dei ristori, quello dire che sono vicini. Quindi la scena che vediamo oggi si è vista più volte, si è vista. È la scena uguale. L'usore aveva un numero spropositato di cavettieri. Mi fai il quinto 16 kilo urche su via me. Se bisogna stare attenti, e vado anche la scaldina perché se no tengo il gicolo, ecco, grazie, sennò grazie. Allora, questi viaggiatori sono arrivati da Bergamo e sono dei cantastorie. Il postale da Bergamo arrivava e si fermava all'Albergo Reale, che era in piazza Baradello. Loro ci sono fermati invece alla locanda dell'Agnello, con il cantastorie, insomma. Però adesso li facciamo ripartire, li facciamo fermare in piazza Baradello, perché lì ci devono raccontare la storia di piazza Baradello.
grazie al miratore Calesse, questo bellissimo Calesse. E un'altra cosa, questo piccolo spazio, la piazzola, è sempre stato anche un luogo di incontri sociali e di discussioni e di scambi. Qui sono fiorite alcune tra le più degli aneddoti, delle barzellette che riguardano Crusone, che riguardano i neo ricchi, i cavalieri, eccetera. Qui dietro l'assessore Barzasi costruì la sua casa con sotto lo spazio per vino. L'assessore Barzasi era in comune e in quel periodo stava per arrivare alla ferrovia. Gli avevo detto che la stazione avrebbero costruita proprio giù in fondo al paese Le Tomase, e allora qui fece costruire l'albergo, ma la stazione invece arrivò dove voi sapete, giù fuori dal paese. Ok, potete salire e noi invece prendiamo la vecchia strada di Longarete e arriviamo in piazza Marinoli, mentre loro si fermeranno all'albergo reale. L'entrata di Crusone, che era prevista qui, invece passò attraverso la chiesa del Paradiso e entrò attraverso la piacciola, appunto, la piacciola. Questo in epoca moderna. Quando, però, questa era la strada frequentata dai pedoni. Immaginate il treno che arriva la mattina, no, quelli che scendevano, che andavano in pretura, eccetera, e così via. E questo era il percorso pedonale. A un certo punto finalmente deciso di aprire, la strada e di fare questo viale, e in cima naturalmente sorse un ristorante, il ristorante centrale, che da parecchio tempo è chiuso. Noi giriamo a sinistra e andiamo a sentire la storia di Balanello, forse qualcuno la conoscerà già, una storia cantata e recitata da Cantastorie, che abbiamo visto arrivare con la carrozza. Vedete che sta albergiando. A sinistra il palazzo Marinoli Banca, a destra le pertinenze di palazzo Carrara Spinelli. E qui vicolo Caio. Una volta che c'era una scaletta c'era. E a sinistra, quell'edificio lì, è l'edificio storico. Perché lì ci fu la prima scuola di Crusone. Questa scuola, presente già nel 400, ebbe un lascito importante dalla famiglia Fanzano e poi dal sacerdote Petrogalli, e nacque qui la scuola Petrogalli Fanzano, frequentata appunto anche da diversi studenti, tra i quali il futuro cardinale Angelo Mai. Una volta questa lapide l'avevano ficcata giù il collegio di Angelo Mai, poi giustamente l'ha messa nel posto giusto. Se noi potessimo entrare e vedere una cosa interessantissima dentro, siccome era un'aula scolastica, entrando dentro c'è ancora un affresco con l'ascola bicipite e sotto si prevede la parola Latrones. Come mai? E probabilmente la scuola, che funzionava già da prima, no, venne chiusa in epoca cisalpina. Quando arrivarono gli austriaci e i russi, all'inizio dell'Ottocento, se mi ricordo l'Ottocento, la scuola fu riaperta e come monito, no? Fu dipinto l'aquila bicipite e sotto ricordando i ladrones che erano passati. C'è ancora la traccia di questo affresco. Abbiamo trovato un lampione acceso, quindi utilizziamo come faro per farci raccontare la nostra storia. La piazza è piccola, cercate di allargare un pochettino intorno.
sappiamo vecchie cose, canti d'epoca che riguardano le migrazioni. Se la mia mamma ti manda di me. Se la mia mamma ti manda di me, me so che in Francia, me so che in Francia. Se la mia mamma ti manda di me, me so che in Francia vivo il caffè. Vivo il caffè con della Nisù, me so che in Francia, me so che in Francia. Vivo il caffè con della Nisù, me so che in Francia senza passione. Senza passione e senza pensier, sempre rascete, sempre rascete, senza passione. E senza pensier, sempre rastrete, mai voi. È un fatto storico accaduto nel 1600, 1619 per la verità. Narra infatti della famiglia dei Negroni, una famiglia non troppo raccomandabile. Fatta di violenza e di prepotenza, come spesso capitava a quel tempo, ma come capita ancora oggi e come ricapiterà. La famiglia dei Negroni aveva la sua dimora proprio qui, lì dietro, dove c'è il nostro cantava molto a Clusone. Tutti i terreni e pascoli mai onorati. Il comune vuole recuperare i suoi soldi e nomina 4 deputati per riscuotere i crediti. La somma mi fa tanto scoderagne o sentire. Poveri deputati, che compito ingrato che hanno. Tanto per incominciare, si consultano per trovare chi tra di loro avesse abbastanza fegato e autorità per presentarsi ai Negroni. Me sares or regiur, ol fu Negroni Francesco. Chi qua ter te dei le, ma fa compassiu, e era che coi più forti. Pensa noter, e allora contro i canù non va la resù. I Negroni, tanto per far capire che contro la forza la ragione non conta, offendono e bastonano pubblicamente uno dei deputati che appunto doveva riscuotere. Prima le siù. Tra la gente presente c'era anche il console che decide di denunciare l'accaduto al capitano Veneto a Bergamo, perché la sede principale poi stava a Bergamo. Nonostante le minacce e le botte, la denuncia del console fu inoltrata. Così Francesco, o il Negroni, venne arrestato e passò qualche mese al fresco. Console maledetto, chi che l'avresti mai dice, men presù, che sta che te la pagherai cara. Dopo qualche mese di prigione, esercito per il tempo passato in galera. E il tip l'è tata moneda. Adesso è l'ora di finire con che stupidate che. E sarà l'ora a pagare. E con interesse vi assura. Nottetempo inizia la vendetta. Il capitano Ludovico Negroni, nipote di Francesco, con 40 bravi armati fino ai denti, assalta le case dei deputati. Ce n'era due qui in Baradello e uno vicino dove c'è la casa del dottor Pasinetti, scendendo in Sant'Anna.
Durante l'assalto muore Pellegrina Oldofredi, la moglie del medico Mafio Bonicelli. Foto, re che metterno poco a lì. La giovane donna fu sepolta con tutti gli onori nella chiesa parrocchiale. Dovete sapere che la sua lapide sepolcrale è stata recuperata dopo il rifacimento della pavimentazione del comune, della chiesa, e si trova tuttora nel portico ovest, murata, del comune, e potete andare a vederla. Giacomo Spinelli, parente dei Bonicelli, accorre in aiuto della famiglia, ma anche lui viene ucciso senza pietà da Bernardino Negroni, figlio di Francesco. Ed è successo proprio là, all'angolo dello spigolo del bar commercio, perché la stradina qui era più stretta, era un po' diversa prima. Anche a me bisogno di legge, non tramlata, non terra. Per venire, e durante la notte arriva Clusone con i suoi soldati, fa circondare la casa del Negroni, che vi ricordo era lì, però l'imboscata fallisce e i Negroni fuggono. Dai, corso, scappa una macchina! E poi salgono ancora fino verso il pianone, tutto il giorno in ricorsa, inseguiti dai soldati. Portano il serio, salgono ad Oneta, scollinano oltre, vanno in Val Brembana e scendono verso Lecco, mettendosi in sicuro nel Ducato di Milano. Dal manifesto, dopo la sentenza, la casa dei Negroni, qui in Baradello, dove c'è questa piazzetta, viene demolita per ordine dei giudici e si ricava la piazzetta, proprio qui dove ci troviamo. Una parte dei beni fu data al comune e il pagamento dei debiti. Porco diavolo, vai che la sua propria connota, cosa mai fai così del male? Ma non mi faccio i nostri interessi? Ha fatto poi il seguito
Non sappiamo se è facile un attimo più così, ma siamo sicuri che qui c'è l'apparato dei gloni, qui vedete pulito e si ricava per la piazzetta. Paradello, il cuore di Clusone, è un vocabolo corrente centrico, quindi con l'uomo elevato, fortificato. Era anche questo insieme a Palazzo Comunale, una zona fortificata con delle torri. Ancora lì dietro l'esercito dei ranieri, poi mette sera una casa torre. Bene, questo intermezzo dei nostri noi cantiamo di nuovo un altro conosciutissimo canto dell'emigrazione, visto che anche quella è stata una profonda realtà della nostra zona. Cantiamo Mamma mia da Vicenzo Lido, alla versione antica. Mamma mia da Vicenzo Lido, che in America voglio andare. Questa sera faremo volare il nostro pensiero fino ad arrivare al 1845, un anno in cui qui a Clusone sono presenti tre persone importanti: la contessa Clara Maffei, che era solita soggiornare nel suo appartamento, nella sua residenza di villeggiatura, il maestro Giuseppe Verdi, compositore,
musicista italiano che con le sue musiche è stato un momento di ispirazione e un incentivo alla speranza per chi stava lavorando alla causa del Risorgimento. Nel 1845, nell'estate del 1845, la contessa Clara Maffei ospita Carlo Denka, che viene a trovarla anche a Clusone, dopo averla conosciuta e aver frequentato assiduamente il suo salotto milanese. La contessa Clara Maffei, che voi tutti conoscerete bene, aveva modo di ospitare nella sua residenza i suoi ospiti. Certo, non aveva un salotto come quello che aveva a Milano, che era conosciuto e rinomato tanto da essere visitato da personaggi come Alessandro Manzoni, Francesco Hayez, Massimo D'Azeglio, ma aveva modo di ospitare qui i suoi affetti, le persone intime che trascorrevano con lei la villeggiatura. Ospite assiduo era appunto Carlo Denka, letterato, giornalista, patriota, parlamentare, poi soprattutto dopo il 1861. Carlo Denka ebbe con la contessa Clara Maffei un rapporto intimo, un rapporto di amicizia, un rapporto per cui davvero la condivisione di questi spazi, dell'aria salubre di Clusone, diventava un momento per ritrovarsi. E si ritrovavano qui ogni estate. Nell'estate del 1845, come dicevo, c'era anche il maestro Giuseppe Verdi. Verdi era riuscito ad entrare nel salotto Maffei appena dopo il fiasco della sua opera, Un giorno di regno, e la contessa Maffei lo aiutò a trovare ristoro, a trovare pace, dopo tanta inquietudine conseguente ai lutti che lui aveva subito. Aveva perso la prima moglie, Margherita Barezzi, i due loro figli. Il maestro viveva una profonda crisi emotiva, personale, e non voleva più comporre. Il maestro trova ristoro prima nel salotto Maffei e anche nell'appartamento di Clusone. Il maestro Verdi viene qui, trascorre delle giornate di svago, di riposo, ama frequentare la senda, dove il verde e l'aria buona di Clusone lo ispirano, si dice forse anche per concludere l'Attila. Il maestro Verdi era qui a Clusone, pensava a ristorarsi, ma aveva sempre nel cuore la sua musica. E si dice che Clara Maffei lo abbia aiutato a ritornare alla scrittura e alla composizione, offrendogli quel sostegno amichevole di cui lo necessitava. E poi abbiamo un'altra figura importante nella vita di Clara Maffei, quella del conte Denka. Con il conte si incontravano qui a Clusone, amavano condividere a casa Maffei la loro estate. Il conte viene qui nel 1845 e è impressionato per quanto sta accadendo a Milano, per il risorgimento che viveva anche all'interno del salotto Maffei. Il conte rimane particolarmente legato ad una poesia che sente declamare a Milano e che è stata composta niente meno che da Giuseppe Giusti, letterato che vive a pieno risorgimento e che nel suo percorso che da Toscana lo porta verso il nord Italia ha la possibilità di fermarsi a Milano. Si ferma a Milano per un mese, ospite di Alessandro Manzoni. Il Giusti compone una poesia, la poesia dedicata alla Basilica di Sant'Ambrogio, una poesia che parla di soldati austriaci che in quel momento erano il nemico, che in quel momento erano da contrastare su tutti i fronti, non solo quello degli scontri, ma
A un certo punto il giusti riconosce in loro la sofferenza, l'umanità di giovani soldati che vanno a combattere per la loro causa. Tutto questo è il risorgimento che vedremo passare da Clusone attraverso questi tre personaggi. Ma il risorgimento è quello che è passato anche dal salotto di Clara Maffei, un salotto che si anima prima di discorsi sulle arti, sulla letteratura, sulla cultura milanese, sulla musica, sul teatro, e che poi accoglie nei discorsi, nei dibattiti, nei momenti di dissertazione anche il fervore e l'amore per la patria che si vuole costruire. Ora lascio la parola e il racconto a questi protagonisti, il conte Tenca, la contessa Clara Maffei e il maestro Giuseppe Verdi. Piacere ritrovarvi. Benvenuto, bentornato. Vi stavo aspettando, ero in ansia per voi. Ma ditemi, com'è andato il viaggio? Il viaggio è andato molto bene, ma è stata la vostra mancanza, la distanza da voi, che non passava mai. Il tempo non passava mai. Quando sono qua con voi, il tempo vola. Avremo tanto tempo per stare insieme. Oh, le vostre mani, contessa, mani, queste mani, oh mani delicate, oh quanta ebbrezza date quando accarezzate, quando mi stringete forte, forte al cuore. Oh, che versi amabili, Carlo. Ma ditemi, raccontatemi qualcosa delle novità milanesi. Ho udito che il grande poeta, nonché patriota, Giuseppe Tenca, Giusti, è stato ospite dal Manzoni e ha scritto una satira poetica incredibilmente bella, che avrà un grande successo. Effettivamente è bellissima. Io l'ho sentita un paio di volte e me la sono bevuta come fosse un rosolio. Vi volete recitare alcuni versi? Alcuni versi a memoria, spero di ricordarmeli tutti. Ma vi prego, recitate per me. Senz'altro. Vostra eccellenza, che mi sta in cagnesco per quei pochi scherzucci da dozzina, e mi gabella per antitedesco perché metto le birbe alla berlina. Oh, senta il caso avvenuto di fresco a me, che girellando una mattina capito in Sant'Ambrogio di Milano, in quello vecchio là fuori di mano. M'era compagno il figlio giovinetto d'un di quei capi un po' pericolosi di quel tal Sandro, autor d'un romanzetto ove si tratta di promessi sposi. Che fa? Il mesce eccellenza o non l'ha letto? Ah, intendo, il suo cervello, Dio lo riposi, in tutt'altre faccende affaccendato, a questa roba è morto e sotterrato. Entro e ti trovo un pieno di soldati, di quei soldati un po' settentrionali, messi qui nella vigna a far da palo. Di fatto se ne stavano impalati, come sogliono i faccia generali, co baffi di capecchio e con quei musi davanti a Dio diritti come fusi. Entrato, che è piovuto in mezzo di quella maramaglia, io non lo nego d'aver provato un senso di ribrezzo, che lei non prova in grazia dell'impiego. Scusi, eccellenza. Sentivo un alito di lezzo. Scusi, eccellenza, mi parean di seguo in quella bella casa del Signore, sin le candele dall'altar maggiore. Ma in quella che s'appresta il sacerdote a consacrar la mistica vivanda, di subita dolcezza mi percote sul diverso altare un suon di banda. Dalle trombe di guerra usciva le note, come di una gente che si raccomanda, una gente che gema in duri stenti ed è perduti i beni si rammenti. Era un coro del Verdi, là da lombardi miseri assetati, il coro a Dio, o Signore dal tetto natio, che tanti petti ha scosso inebriati. Qui cominciai a non essere più io,
È come se quei cosi diventati fossero gente della nostra gente, io mi gettai nel branco involontariamente. Che vuole ella, eccellenza? Il pezzo è bello, poi nostro, poi suonato come va, con l'arte di mezzo e col cervello dato all'arte, l'ubie si buttan là. Ma cessato che fu, dentro bel bello, io ritornava a star come la sa. Quando eccoti, per farmi un altro tiro, da quelle bocche che parean di giro, un cantico tedesco lento lento per l'aer sacro a Dio mosse le penne. Era preghiera, e mi parea lamento, d'un suono grave, flebile, solenne, tal che sempre nell'anima lo sentì. E quando tacque mi lasciò pensoso, di pensieri più forti e più soavi, costor dicea tra me, re pauroso degli italici moti e degli slavi, strappa l'ortetti, e qua, senza riposo, schiavi gli spinge per tenerci schiavi. A dura vita, a dura disciplina, muti, derisi, solitari stanno, strumenti ciechi d'occhiuta rapina. Sorte che lor non tocca e che forse non sanno, ma quest'odio che mai non avvicina il popolo lombardo all'alemanno, giova chi regna dividendo e teme popoli avversi affratellati insieme. Povera gente, lontana dai suoi, in un paese qui che le vuol male, chissà che in fondo all'anima può poi non mandi a quel paese il principale. Gioco che l'hanno in tasca, come noi. Qui se non fuggo abbraccio un caporale, con la sua brava mazza di nocciolo duro e piantato lì come un piolo. Contessa. Bravissimo! Ma ditemi, vi è piaciuto il canto La bella Gigogin che ho commissionato per voi, conoscendo la vostra grande passione per i canti della zona? Molto bello e patriottico, un canto che mi ha commosso. Immagino. Ma voi sapete la mia passione per i canti popolari. Io qua in zona ne ho raccolto più di 100 finora e continuo a raccoglierne. Però in quel di Rovetta, l'anno scorso, prima di partire per Milano, ne ho sentito uno che mi è entrato nel cuore e l'ho imparato a memoria. Oh, recitatelo un po'. È la bella campagnola che fa «O bella campagnola, no, la bella campagnola viene giù dalla montagna e lesta, 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 la se ne va in campagna». E gli uccelletti in coro si misero a cantare «La campagnola». Campagnola, se mi vuoi bene, vieni, 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 sarai mia sposa. E la tua bocca, color, color di rosa, o quanto è dolce e bello fare l'amore con te, o campagnola. Io penso a voi recitando questo. I vostri versi mi riempiono di gioia e sono assai graditi. Ma avremo molto, molto tempo per stare insieme più a Cusone. E si troverà sempre. Lo spero bene, lo spero bene. Sciura Ciarina, l'hai riato il maestro Verdi. Oh! Signor Verdi, maestro! Maestro Verdi! Maestro! Ben arrivato! Ben arrivato a Cusone! Vedrà quanto si troverà bene tra i nostri monti! E troverà il giusto riposo dopo le partite di Napoli! Ben arrivato! Non dubito di trovarmi bene qui a Cusone! Per me Cusone è legale! Mi han detto che in Sendra c'è un pullular di torghi e di merli. Penso di passare un buon periodo di riposo. Anche se il Merelli mi ha detto che il Solera ha scritto un libretto, l'Attila. Dovrò dedicarmici un po'. Vedrà, vedrà. Riuscirà a terminarlo prima di lasciare Cusone e troverà il meritatissimo riposo. Ma prego. Oh, quale onore, quale piacere. Mi fa tanto maestro, piacere. Maestro, sì, lei è un grande maestro. Ma no, da no, tempo no. Che il suo nome roda. Nome non verrà mai cancellato dalla storia. Non mi mette in imbarazzo. È lei, è con lei che devo congratularmi. Per la sua recente nomina a caporedattore della rivista Europa. Quella è ben poca cosa, sa, le riviste vengono lette, ma poi il giorno dopo sono già passate. E mentre la sua musica durerà per secoli e secoli ancora. Vedi, carissimo amico,
giornalismo ha bisogno di diffondere idee e lei è un patriota che è nel posto giusto. Le idee sono diffuse e sono di dominio pubblico fra gli intellettuali, ma l'Italia è quasi fatta e chissà quanto tempo ci vorrà ancora per farli italiani. Iniziamo a fare l'Italia, io ritengo che i tempi siano maturi, occorre darsi da fare. Vedrà maestro come si troverà bene a Crotone e ritroveremo le parole infiammanti del Solera, anche se devo dire lo sposalizio più bello c'è stato con il Nabucco. Si ricorda quando entrò a Milano dopo i successi della Scala, quando entrò nel mio salotto, tutti gridavano viva Verdi, viva Verdi. Intendevano Vittorio Emanuele Re d'Italia, con Verdi, era l'acronimo di Vittorio Emanuele Re d'Italia. Ma mi racconti un po', come nacque questo capolavoro? Ma le dirò, è stato... venivo da un periodo molto triste. Abbiamo soprattutto, sì. Io avevo perso la moglie e i figli. Non solo, ma la mia ultima opera, un'opera ruffa, non aveva avuto successo. Pensavo proprio di rinunciare alla musica. Merelli è stato una grande persona e mi ha aiutato parecchio. Anzi, direi che mi ha più che aiutato forzato. Addirittura, quando ha avuto in mano il libretto della Solera, me l'ha messo in tasca di forza. Non pensavo di musicare quel libretto, però ho giunto a casa, ho gettato il libretto sulla scrivania e il destino volle che si aprì proprio sull'assolo del Nabucco. Io ho capito che era un'aria che poteva aver successo non solo, ma era adatta ai tempi. Oh, che parole meravigliose, va pensiero sull'ali dorate. Ma sa, contessa, che non ero ancora convinto? Lo dissi a Merelli che era un'aria che valeva la pena di essere musicata, ma non ero nell'animo di farlo. È stato ancora Merelli a insistere, a forzarmi. E fortunatamente è andata a benino, direi. 57 radiche, direi che sono... Io ho assistito ad una di queste repliche. E dai palchi scendevano volantini, appunto, con scritto Viva Verdi. Piovevano proprio una pioggia di volantini in sala, dai palchetti. E gli applausi erano rivolti alle guardie, ai sorveglianti austriaci, e con insistenza di Viva Verdi, verrà Verdi, verrà! E voi dovrete... come diceva il Manzoni, o stranieri, strappate le tende da una terra che madre non v'è. Non vedete che tutta si scote dal Cenisio alla valza di Scilla? Non sentite che infida vacilla sotto il peso dei barbari piè? Questo lo scriveva il Manzoni. Il nostro tempo è grande, è patriota, poeta, scrittore e ci delizia con la sua presenza. Sì, sì, sì. Bene. Possiamo ben sperare allora che questo successo del Nabucco accenda gli animi. I tempi sono maturi. Viva Verdi, viva l'Italia! Viva l'Italia! Maestro, qui abbiamo una canzone fanciulla in grado di eseguire la sua musica. Possiamo ascoltarla? Volentieri. Si chiama Patrizia. Thank you.
sarà. E la bella Gico G, galleri la rilla lega, la va spasso so gin gin, galleri la rilla la. A 15 anni facevo l'amore, dagli avanti un passo, delizia del mio cuore. A 16 anni ho preso il marito, dagli avanti un passo, delizia del mio cuore. A 17 mi sono spartita, dagli avanti un passo, delizia del mio cuore. La ven, la ven, la ven alla finestra, le tutta, le tutta, le tutta cipriata, la dis, la dis, la dis che lei malata, perdon, perdon. Per non mangiar polenta bisogna, bisogna, bisogna aver pazienza. La sala, la sala, la sala marita. E la bella Gigo G, galleri la rilla lega, la va spasso un so gin gin, galleri la rilla la. Vi salutiamo per finire questo meraviglioso incontro con un canto dedicato alla nostra terra, alla nostra realtà. Chi lo conosce lo può cantare benissimo con noi. Arda Bergen. Arda e al Comitato della Rocca, alle donne bravissime del lavatoio, Luisa, Antonietta, Sara, Elisa e Silvia, spero di aver detto tutto, agli avventori Angelo, Manuel, Guerino e Franco. La nostra locandiera Antonia, e cantatori, musicisti, Antonio Bonella, Claudio Belloni, Daniela Sabellini, Filo Giannoletti e ne ho dimenticato uno. Quello del Calesse.
caccia di fondi. Non possiamo offrirvi la colazione, però possiamo offrirvi almeno un bis di Patrizia De Grenci che ci lascia andare a casa con la musica di Verdi. Un ringraziamento particolare a Mino. Grazie.